Simone, cappellano della casa di riposo di Domodossola e dell'ospedale. Un compito non semplice, riuscire a sollevare, far gioire un pochino queste anime che sono zittite dal peso degli anni e dalla sofferenza. Eppure ci sta riuscendo perché vediamo che ogni settimana qui il locale della casa di riposo dove viene svolta la messa è sempre più pieno, più gremito di persone che partecipano a questa funzione. Quindi un modo per contrastare la solitudine. Domani ci sarà proprio la festa di contrasto alla solitudine e qui il contrasto avviene una volta alla settimana con l'incontro del Signore per questi anziani con l'Eucaristia. Vuol dirci qualcosa di questa sua esperienza? Sì, il nostro servizio qui in casa di riposo, insieme anche alle volontarie dell'AVAS, si svolge in modo particolare tutta la settimana, ma in particolare il venerdì, appunto, con la celebrazione della Santa Messa che occupa praticamente tutta la mattinata, ecco, nell'accoglienza prima, poi nella celebrazione, poi dopo nei saluti e nel congedo, per la settimana che viene. E diciamo che la modalità che abbiamo tenuto in modo particolare in questi ultimi tempi è proprio quello dello essere vicino, del farci prossimi, del metterci accanto a loro, dell'accoglierli mettendoci in ascolto di quella che è stata la settimana che hanno trascorso, che hanno passato. Le volontarie dell'AVAS in modo particolare più di me, però le seguono durante, attraverso questa formula di volontariato, durante tutta la settimana, attraverso anche delle attività di ricreazione nel pomeriggio. Di gioco e di divertimento, di musica e di intrattenimento. Ecco, gioco, divertimento, ma anche viaggi. Possiamo dire che lei è diventato un po' il tour operator dell'RSA. Per questi anziani, soprattutto in estate, che pesa ancora di più questo, non si possono muovere, non possono viaggiare. Basilare è comunque il viaggio e lei li fa viaggiare con la mente. Sono viaggi per l'anima, viaggi che fanno bene all'anima, nei luoghi sacri. Ecco, Sì, quest'idea come è nata? ma è nata proprio con il desiderio di, almeno con il cuore, con la mente, ripercorrere magari dei cammini che loro nella vita hanno percorso. Penso ad esempio all'essere stati a Lourdes, all'essere stati in alcuni santuari come la nostra Re in Val Vigezzo. Ecco, dunque nel mese di maggio in modo particolare abbiamo, durante le omelie, fatto dei piccoli viaggi e così ci lascevamo di volta in volta, sempre con le valigie pronte per partire. E appunto nel mese di maggio abbiamo toccato alcuni luoghi particolari, sacri, dedicati appunto a Maria e alla sua presenza nella nostra terra, ma nella nostra Europa, e addirittura ci siamo spinti per la Madonna di Guadalupe in Messico. Mentre nel mese di giugno, del mese dedicato, come vuole la tradizione, al Sacro Cuore di Gesù, ecco, abbiamo percorso un itinerario sulla presenza del Signore attraverso i segni della sua presenza, segni che ci ha lasciato, ci ha donato, attraverso i miracoli eucaristici, attraverso le apparizioni del Sacro Cuore di Gesù. Quindi siamo passati dalla Germania alla Francia per poi ritornare in Italia, per poi spingerci a Cannobbio. Ecco, quindi credo che gli anziani qui, gli ospiti, abbiano